Buonasera amici da casa e ben ritrovati ad AB Style Magazine. Io sono Alessandra Basile e questo è il programma TV che vi porta alla scoperta del mondo dello stile. Oramai abbiamo passato il giro di boa della metà di questa prima edizione. Abbiamo parlato di motori, di innovazione tecnologica, di design e ormai sono molti gli ospiti che sono venuti qui in studio per raccontarci cos'è per loro lo stile e come si concretizza nella loro vita quotidiana. Questa sera iniziamo parlando di motori, ma non le classiche auto che siete abituati a vedere per strada, bensì parleremo di hot rod, vale a dire le auto d'epoca americane degli anni 20 e 30 che hanno avuto un restyling a tutto tondo, sia per la parte di meccanica sia per quella di carrozzeria. Sono stata da Ranieri Rezzonico, un collezionista e hot rodder veramente purista, per scoprire questo fantastico mondo. Video! Ed eccoci da Ranieri Rezzonico. Senti, ci aiuti un po' a definire meglio che cosa sono le hot rod? Allora, partiamo da una storia antica. Sono nate nell'immediato dopoguerra negli Stati Uniti. Questi ragazzi giovanotti di rientro dopo 5 anni di durissima guerra avevano gran voglia di divertirsi. L'automobilismo, che fondamentalmente è nato negli Stati Uniti negli anni 10-15 con la Ford Model T, è sempre stato nel sangue di questi ragazzi. Insomma, loro vedevano ste macchine, hanno conosciuto il mondo poi in questi 5 anni di guerra e con questa voglia di divertirsi si sono inventati queste automobili, riesumando delle vecchie Ford anni 20, anni 30 che si trovavano comunemente negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. La prima cosa che facevano, toglievano i parafanghi per alleggerirle, per renderle diverse, per renderle particolari. La più ambita di tutti è la Ford del 1932, dopo andiamo a raccontare anche il perché. E così poi di questi hot rod c'è stata un'evoluzione incredibile, passando da vari stili, dagli anni 60, agli anni 70, agli anni 80, ad arrivare ai giorni nostri, dove si sta ritornando un pochino dietro nei tempi con degli accessori vecchi, motori vecchi, eccetera eccetera eccetera. Invece negli anni 70-80 si cercava di modernizzare queste auto con dei freni a disco, dei motori potenti, motori relativamente moderni rispetto a quelli degli anni 30. Oggi ha preso piede anche in Europa e in Italia questa moda e ci sono delle macchine veramente belle, veramente in condizioni incredibilmente originali, con accessori originali che è difficile da trovare. Fanalini, cioè tutto ha una ricerca proprio nell'intimo di raggiungere poi quello che personalmente è il top per avere una macchina proprio come uno desidera. Hot rod, che significa biella calda, probabilmente loro avevano questo nome strano di biella calda, da dove derivi, ma gli americani sono strani, dal punto di vista nome sono strani. Poi è una storia lunga, anche se sembra una cosa di moda odierna, in realtà, ripeto, ha i natali vecchia, parliamo degli anni 46-47, quando inizia questa corsa al divertimento con queste automobili. Loro avevano la possibilità di reperire auto, ricambi, motori, quanti ne volevano, perché erano state costruite in migliaia e migliaia di esemplari queste automobili, e soprattutto loro nel dopoguerra non hanno avuto la crisi come da noi in Italia, che tutto doveva essere ricostruito, per cui tutte le auto vecchie venivano demolite per fare ferro, per fare gomma, per fare... Loro certo. No, avevano veramente in abbondanza questo materiale. E quindi si sono divertiti. Non avevano leggi restrittive per cui potevano fare qualsiasi cosa, questo ancora oggi, cosa che da noi purtroppo invece sono molto limitante. Certo.
E abbiamo delle fotografie vecchissime, belle, dove si vedono delle macchine a volte imbarazzanti, perché loro correvano con proprio l'indispensabile, a volte era proprio il telaio, un gran bel motore, quattro ruote, via. Freni non erano proprio... ok. Capito? Un optional. Esatto, era un optional perché il traffico era quello che era, per varie storie, poi andavano a divertirsi sulla spiaggia, avevano... gli Stati Uniti sono enormi, per cui non avevano certo problemi a dove... Esatto, dove andare a divertirsi. E se volessimo, perché spesso si fa un po' di confusione, se volessimo provare a dire quali sono le vere hot rod? Allora, come dicevo prima, la vera hot rod, c'è il suo motivo, adesso lo raccontiamo. È la Ford del 1932. Questo perché la Ford del 1932 è stata la prima automobile a essere costruita, parlo del motore, non della macchina, vabbè. Il motore era un'unica fusione di ghisa, tant'è che si chiama monoblocco, ancora oggi si chiama il monoblocco. È stata la prima auto al mondo ad avere questo monoblocco fuso in un pezzo unico. Ha 8 cilindri, 3006 di cilindrata, valvole laterali, eccetera, eccetera, eccetera. Però era un'innovazione questo motore, che dava dei bei cavalli, si poteva, insomma, era un 3006, 8 cilindri... c'era da divertirsi, per cui è la più ambita, infatti si chiama Model 18 da nascita, dalla Ford si chiamava Model 18 perché era la prima con 8 cilindri, capito? E è stata la prima, non credo al mondo, perché Chevrolet aveva già provato a fare delle 8 cilindri, però è stata la prima auto proprio messa in vendita, è un'auto comune, tra virgolette comune, è stata questa Ford del 1932, okay. È la più ambita ancora oggi dai collezionisti, dagli hot rodder odierni, ancora oggi. Senti, abbiamo parlato tantissimo di Stati Uniti, ma come le hot rod sono arrivate in Italia? Allora, in Italia bisogna sicuramente attribuire la nascita dell'hot rodder a Fabio Buzzi. Fabio Buzzi è un ex campione di motonautica, purtroppo deceduto a causa di un incidente un paio d'anni fa in motonautica, mentre stava correndo un ennesimo record che aveva già vinto. Ma dai. Sì, era all'arrivo di questo record concluso positivamente, ha avuto un incidente a Venezia e ci ha lasciato le penne, poverino, persona che io ho avuto il piacere di conoscere. E lui nel fine anni 60, come tesi di laurea, costruì un hot rod in stile un po' particolare, partendo come ispirazione una Ford Model T anni 20, su meccanica Lancia, costruì questo hot rod. Ancora oggi esiste questo, ne costruì tra l'altro due, uno per lui e uno per un suo amico. Uno è andato distrutto e mi pare che a lui gli sia rimasto, che se l'era ricomprato in giri strani, quello che fece per questo suo amico. E ancora Fabio Buzzi ha un'azienda che costruisce barche, tra l'altro barche particolari, è un personaggio simpaticissimo e uno tosto. Questa macchina è ancora lì in ufficio da lui. L'ho vista recentemente. Sicuramente bisogna attribuire la nascita dell'hot rod a lui, assolutamente. Dei dettagli che uno dovrebbe curare se vuole proprio fare un hot rod giusta, fatta bene? Allora, l'hot rod è tutto un dettaglio. Ecco. È tutto un dettaglio. Infatti ci sono varie tipologie di hot rod. C'è l'hot rod nostalgia, come questa qua, che ha il motore vecchio, gli strumenti devono essere rigorosamente strumenti vecchi, non comprati da aziende che fanno roba moderna, e tutti i particolari devono essere curati fino alla ranella, o perlomeno io curo fino alla ranella, dove arrivo, dove posso. sulle mie macchine non esistono fascette di plastica,
non esistono le viti a croce, non c'era il brico, no? Che dove vado a comprare la fascetta, non esisteva. Si vedono foto originali dove mancavano gli strumenti perché non ce li avevano, dove mancavano degli ammortizzatori perché non li avevano trovati, però loro potevano utilizzarle così, non avevano il problema delle nostre strade con i buchi, del traffico. Il problema maggiore oggi per l'utilizzo di un'auto del genere è il traffico. Certo. Perché i freni devono essere ottimi, pur avendo i freni a tamburo rigorosamente. Ecco, un'altra cosa che non dovrebbe esistere su un off-road, quantomeno un off-road nostalgia, dei freni a disco. I radiatori, purtroppo, tra virgolette, bisogna utilizzare dei radiatori moderni dove la massa radiante raffredda bene, perché il traffico odierno purtroppo non è quello dell'epoca. Beh, certo. Come ti ripeto, ogni particolare è curato e in base poi a quello che vuoi della macchina, allo stile della macchina, deve essere adeguato. Ci vuole quindi del tempo per farne una. Assecchiate, come dico io, il tempo. Il tempo non lo guardi mai. Il tempo non va guardato. Quando c'è la passione, il tempo è la prima cosa, proprio te lo scordi, perché ci ho passato le nottate, ci passo le nottate e spero di passarci ancora tante nottate, perché è divertente, perché la passione poi non ha limiti. Certo. La passione non ha limiti. Di conseguenza sto cercando di attaccare la passione a mio figlio con successo. Adesso devo ancora sistemare qualche dettaglio sulle finiture, però è molto bravo, mi segue bene e questa è la soddisfazione poi del collezionista, credo che sia quella. Tornando alla macchina, ripeto, ci sono dei must dove non si può assolutamente sgarrare. Torno alle varie tipologie di auto, perché se vogliamo un off-road anni 60, cambiano le ruote, cambiano le motorizzazioni, cambiano parecchi dettagli, e che fa l'off-road è appunto il dettaglio specifico per quel determinato periodo storico con cui è stata costruita, concepita la macchina. E quindi va deciso a monte proprio che stile vuoi fare, per di conseguenza sì. Va tutto. Io sono conosciuto per lo stile proprio nostalgia primordiale, e si vede appunto dai dettagli, per chi ovviamente è capace di riconoscerli e di paragonarli a dei dettagli invece moderni. Ranieri, mi parli di questo, che so che è molto particolare. Sì, indubbiamente. Questo qui è un accessorio dell'epoca, è un compressore centrifugo. In pratica veniva fatto girare dal movimento del motore stesso. Qui c'è una coppia conica, qui c'è come se fosse una ventolina che spinge aria nel motore, aumentando ovviamente il riempimento del motore, dando diciamo che è l'odierno turbo, tra virgolette. La cosa divertente è che è costruito dalla McCulloch, è l'azienda odierna che fa le motoseghe, e è del 1938. È un oggetto molto raro, perché ne hanno costruiti pochi, poi sinceramente non è che funzionasse granché. la potenza in più era veramente irrisoria, cui hanno poi abbandonato la costruzione, per quello che ce n'è pochi. Però sono riuscito a trovarne uno. Bravo, complimenti. Senti, grazie mille per averci raccontato tutto grazie sul mondo degli off-road. E grazie a voi per averci guardato da casa. Che auto speciali le hot rod. Ci rivediamo subito dopo lo stacco pubblicitario, sempre qui su AB Style Magazine. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilota per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosognoinpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti? A scendere in pista, fai diventare il tuo sogno realtà.
GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi, è sempre con te. Dove e quando vuoi. Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente. Ben ritrovati su AB Style Magazine. Adesso parliamo di stile in maniera un po' funky, perché l'ospite di questa sera è niente meno che Saturnino. Benvenuto. Ciao, ciao Alessandra, ciao. Senti, io ho tipo mille cose da chiederti, però vediamo di procedere con ordine. Ai più, tu sei conosciuto comunque come il bassista di Jovanotti. È dal 1991 che collaborate, avete fatto tantissime cose. So che avete scritto anche un po' di brani assieme a quattro mani, per esempio il più grande spettacolo dopo il Big Ben, Baciami Ancora, con cui tra l'altro avete anche vinto il David di Donatello. Come... Quella più che quattro è a sei mani. A sei mani, me ne sono dimenticate due. Riccardo Nori. Ah, ecco. C'è anche Riccardo Nori, sì, e... è vero, è arrivato un Davide di Donatello, che è una cosa incredibile. Accidenti, infatti, complimenti. Ci parli un po' un del lavoro con lui. Prestigioso, molto prestigioso. Molto, complimenti. È una collaborazione che è iniziata nel 1991, appunto. Ormai sono passati davvero tanti, tanti anni. La cosa divertente che io amo raccontare è che dopo aver registrato il primo pezzo in studio, che è quello che poi è rimasto nel disco, che è un assolo di basso, il pezzo si intitola Libera l'anima. Lorenzo mi chiese dalla regia, perché io ero ancora in sala di ripresa, quindi non mi aveva neanche dato il tempo di rientrare, sei libero per i prossimi sei mesi. E da lì sono passati ormai 33 anni quasi. Sei mesi lunghi. Tanti, tanti. E senti, tu hai uno stile comunque molto particolare a livello musicale, perché è un mix tra rock, jazz, funk, e comunque si percepiscono anche le tue radici che affondano nella musica classica. Durante il tuo percorso negli anni ci sono degli artisti che ti hanno influenzato particolarmente? Ma ci sono stati, sono state tutte quelle figure di bassisti, appunto, che hanno portato lo strumento. Hanno sempre alzato l'asticella, anche se prima hai detto i più ti conoscono come il bassista di Jovanotti, in realtà ci sono giornalisti blasonatissimi che hanno scritto il batterista e il chitarrista, quindi comunque sempre di Jovanotti, quindi certo, già quello hanno inquadrato almeno l'artista, che t'hanno riconosciuto perlomeno, quindi sai, il basso è uno strumento che va raccontato, perché a volte ti capita che sei costretto quasi a spiegarlo per far capire che cosa fa il basso all'interno di una canzone o di un brano musicale, quindi di un brano strumentale, perché molti lo percepiscono ma non sanno esattamente qual è. Esatto. In realtà poi tu sei proprio un polistrumentista e hai suonato tantissimi bassi, tra tutti, so che poi ne hai tantissimi, ma ce n'è qualcuno che ti ha rubato un pezzettino di cuore? Beh, tutti a loro modo compongono il cuore nella figura intera, anzi ce n'è addirittura uno a forma proprio di cuore che ha disegnato Franco B, ed è stato realizzato da tutti gli allievi di un liceo artistico, che è un progetto che ha finanziato la ECO, che è un'azienda storica di strumenti musicali, e poi quello che ho portato oggi, che è un basso, che è un oggetto di design incredibile, che è stato realizzato negli anni Ottanta e con cui ho registrato proprio il pezzo Dal Basso, che è un pezzo che è nell'album Capo Horn del 1999. Wow! E senti, a parte Jovanotti, appunto, tu comunque hai collaborato con tanti artisti, sia italiani che internazionali. C'è qualche collaborazione che magari è nata un po' per caso, che però poi in realtà ti ha regalato delle belle emozioni, e quella che invece vorresti ancora fare? Ma senz'altro quella con Franco Battiato. Io fui convocato per registrare, cioè per far parte del team di musicisti dell'album L'Imboscata, quello per intenderci dove c'è la cura,
che è una canzone di Franco Battiato che è incredibile. Certo. E il fatto di aver preso parte a quel progetto lì è come aver recitato in uno di quei film che diventano cult, no? Quindi hai un piccolo mattoncino in una cosa che è nella storia della certo. musica italiana. Quindi quella è senz'altro una cosa che mi porto dentro, anzi la custodisco quasi come una cosa sacra. Immagino. E, ogni giorno nascono nuovi progetti, nuove collaborazioni. Io sono reagisco sempre con molto entusiasmo, e quello credo che sia l'essenza dello spirito rock, certo. quello di reagire con entusiasmo quando qualcuno ti propone qualcosa. E quindi credo che debba ancora arrivare quella che mi piacerebbe fare. Ok. E invece, lasciando solo un attimo da parte la musica, tu comunque vivi lo stile proprio a 360 gradi, perché hai anche creato il tuo brand di Saturnino Eyewear, appunto per gli occhiali. Ci racconti com'è nata questa cosa? Perché ok che i tuoi occhiali sono ovviamente iconici, però comunque da qui a realizzare proprio una linea tutta tua, insomma, vuol dire che c'è proprio tanta passione su questo aspetto. È importante la passione, ma trovo che sia anche importante l'ossessione. Nel senso, quando tutto quello che tu indossi ti appassiona e arrivi quasi ad intervenire, no, nella forma di quello che è già fatto, lì poi diventa appunto un'ossessione, perché prima è nato il marchio, cioè quello che vedi sul mio anello, che era nato per un progetto grafico di un album mio che uh-huh. si intitola Clima, e poi da lì ho depositato il marchio e ho cominciato a lavorare sullo sviluppo di accessori che a me hanno sempre appassionato. Sono partito dall'anello, poi sono partito con gli occhiali e poi si è complicata la faccenda, perché quando inizi a ragionare in termini di fornitori, produzione, quindi trasformare in essere delle idee, diventa un gioco impegnativo ma sempre divertente. Quindi alla fine non c'è qualcuno che disse: se ti piace quello che fai non lavorerai un giorno sì. della tua vita, no? Poi sono tutte frasi motivazionali, però se uno ci riesce è vero, è bello, è molto è vero, bello. È vero. E come nasce una linea di occhiali? Nasce da un accessorio che io ho sempre indossato, prima ancora vedendoci benissimo. Ok. E quindi li indossavo con le lenti trasparenti, semplicemente perché io amo definirlo l'effetto al contrario di Superman, nel okay. senso che Superman, quando voleva mimetizzarsi tra la gente, indossava gli occhiali e si vestiva con un abito. Invece per me gli occhiali sono quello che mi aiutano a trasformarmi in la figura appunto del supereroe. Sì. Perché quando li tolgo non mi riconosce nessuno. Ecco. E quindi una volta ho fatto una prova dentro al palazzetto, prima del concerto, con le luci accese, sono passato con gli occhiali e sono ripassato senza occhiali. Era come se fossi trasparente. Ma no! No, è davvero, è incredibile. E poi ho iniziato a indossarli con lenti progressive, nel senso okay. che superati 40 e l'occhiale diventa una necessità per la maggior parte delle persone. Certo. E tra l'altro tu appunto parlavi di accessori, insomma, che la faccenda sia un po' complicata. C'è anche la collezione di calzini, Satu Socks. Beh sì, ci sono le scarpe, le calze, e quelle però sono su licenza, quindi c'è una collaborazione che io trovo abbastanza virtuosa, nel senso, le scarpe le ordini e vengono fatte. Ok. Non è che c'è un magazzino con le scarpe già fatte, quindi trovo che sia oggi, quando sicuramente non c'è bisogno di nuove scarpe o nuovi accessori, no? C'è già tanto, certo. ma magari qualcosa che fai fatica a trovare e comunque è fatto secondo un'etica e un'estetica ben precise, magari ti fa più piacere che qualche altra cosa. Chiaro, sì. Senti, adesso c'è l'ultima domanda che è un po' di rito per tutti quelli che passano qui, e cioè: cos'è per te lo stile? Sono molto curiosa della tua risposta. Ma lo stile è bella questa domanda qui, perché e ti ringrazio per avermela fatta, intanto certo. prendo tempo. Certo. Lo stile credo che sia qualcosa che ti permette di essere riconoscibile
senza che tu dica nulla. Ok. Quindi se senti il suono di un basso o vedi, nel mio caso, un occhiale o, che so, qualcosa che già è stato fatto, ma non ci occorre dire nulla perché ti viene da dire, guarda, sembra Saturnino o... E quindi vuol dire che stai lavorando bene. Certo, sai che questa cosa è molto curiosa perché questa stessa risposta, senza che tu potessi saperlo, me l'aveva data Peter Cincotti, che avevo intervistato all'inizio di Abistyle Magazine, e aveva risposto dicendo appunto style is what you say without saying a word, quindi lo stile è quello che dici senza dire una parola, proprio quello che hai detto comunque, tu. Comunque pensa che te lo dice uno che ha firmato ben 3 autografi, 2 come Joe Bastianich e uno come Mario Biondi. Quindi, nel senso, non volevo neanche deludere la persona che in treno, c'era cioè una signora che mi ha detto, ma lei è Mario Biondi, me lo fa un autografo? Era brutto dire di no, e allora gliel'ho fatto, lei era tutta contenta, anch'io. Bene. E poi l'ho raccontato sia a Joe che a... Certo, almeno così era una conoscenza, mi sembra giusto. Senti, allora, io a questo punto, lì c'è un basso, ci sei tu, ci suoni qualcosa? Va bene. Ok. Vi suono, nel senso suono e a chi ci sta seguendo, te lo dico così, che è un brano che ho registrato nel 1994. Ok, bene, sono molto curiosa e prima che tu inizi a suonare congedo i nostri amici da casa e anzi vi do appuntamento per settimana prossima, sempre di martedì alle 21 qui sul canale 229 di Sky per una nuova puntata di AB Style Magazine. Prego.